Ciao ragazzi, oggi ho in mente di fare un nuovo tipo di video. Non giocheremo assolutamente a Minecraft, beh più o meno. Aspettate un attimo che apro la mia porta di casa. Ecco qua, perfetto, raga, accendo il computer e vi spiegherò che cosa farò oggi. Prima che iniziamo vi invito ad entrare nel mio server Discord che trovate in descrizione. Vi assicuro che è il migliore di tutti e in questo server professionista ci sono hacker buoni, pro in PvP e molti influencer. Ed eccoci qui ragazzi, siamo subito sul sito di Kahoot. Questa piattaforma ci permette di creare e fare quiz, ma con delle animazioni esageramente belle. Però noi non dobbiamo cercare oggi queste stupidate, ma ragazzi dobbiamo cercare Minecraft. Ed eccoci ragazzi, guardate quanti quiz di Minecraft ci offre la piattaforma. Io inizierei già con il primo, visto che hanno giocato 71.000 giocatori. Oppure qua con 200.000 giocatori, con 500.000 giocatori, con 5 milioni di giocatori. Io mi fiderei sul quiz cultura generale con 5 milioni di giocatori. In questo sito ci sono 12 domande e noi ci chiamiamo Steve Christian Steve oh, non mi fa più scrivere. Ok ragazzi, ci chiamiamo allora Steve Pro 1472. Che tipo di mob è questo? Ok, creeper. Dov'è? Rampicante? Sarebbe l'unico, non lo so. Ok, rampicante. In inglese vuol dire creeper. Cosa vuol dire creeper? Ok ragazzi, dopo devo andare a vedere cosa vuol dire creeper in italiano. Siamo già primi, non ho capito il motivo, ma andiamo avanti. Quiz. In quale paese è stato originalmente sviluppato Minecraft? Ma non lo so, e anche se mi fai vedere non lo so. Svezia. Non lo so, ma qualcosa mi diceva che era questo. Chi ha creato Minecraft? Beh, lo sanno tutti, dai, Notch, credo. Marcus Notch, Person. Notch? Vero o falso? Minecraft è originalmente creato nel linguaggio di programmazione Java? Vero. Però ragazzi, nell'edizione Minecraft Bedrock, il linguaggio di programmazione è C++. Vero o falso di nuovo? Minecraft è un videogioco venduto di tutti i tempi? Sì. Minecraft sarà sempre il gioco di moda. Risposta multipla. Che cos'è? Qual è il nome delle skin di personaggi predefinite offerte ai giocatori di Minecraft? Ah, questa è risposta multipla. Steve e Alex? Sì, personaggi predefiniti. Invia. Perfetto, ragazzi. Perché poi mi chiamano Stefano? Non mi chiamano Stefano, io mi chiamo Steve. Quiz. In quale anno è stato rilasciato completamente Minecraft? 2009. Quiz! Quale dei seguenti non è un mob di Minecraft? Pecora, serpente. La musica di Minecraft è stata composta da Daniel Ronks? Sì, certo, come no? Non lo so! Ma come faccio a sapere chi ha creato la musica di Minecraft? Ragazzi, facciamo una caso, ragazzi, la becco. Ma poi chi è sto tizio? Non lo conosco. Quale dei seguenti non è una versione aggiornata principale Minecraft? Adesso lo vediamo subito. Aggiornamento pietra rossa, aggiornamento nel... Oddio, non lo so. Allora, Nether no, mancato di Creeper. Creeper update sarebbe. Non ne ho idea. Questo? Mamma mia ragazzi, sono troppo forte. Vero o falso? Minecraft Education Editor include un set chimica? Sì, vero. Questo mi sembra che esiste solo nella Bedrock Edition, perché in Java non l'ho mai visto. Ma chi mi supera? Ma anche se le sbaglio tutte, non mi supererà mai nessuno. Ultima domanda, la modalità Hardcore è disponibile solo nell'edizione Java? Esiste solo per ora nella Java Edition. E ragazzi, il primo al mondo sono io! Eccoti al primo posto con... 9.605 punti. Per ora ragazzi faremo un altro quiz. Ci sono tantissimi quiz bellissimi. Minecraft 24 domande. Ma quante me ne vuoi fare? Proviamo questa, 24 domande. Con 230.000 giocatori. Qui ragazzi non mi voglio chiamare Steve Pro, ma mi voglio chiamare Ancione 07. Benissimo. Proviamo. Arancione ho scritto. No, aspettate un attimo. Arancione. 3, 2, 1, via. E partiamo subito con un quiz. E vabbè ancora, chi ha creato Minecraft lo sappiamo tutti. No, non lo so, cos'è Tacca? Cos'è? Oh, Jackson.
Microsoft, credo. Tacca. In che anno è stato pubblicato Minecraft? Credo 2009. Qual è uno di questi mob di Minecraft? Ok, ragazzi, che cosa? Appassire, Colossi, Ender Drago. I boss di Minecraft. Ender Drago, cos'è Colossi? Appassire. Anzi, subito al primo posto, ma ragazzi, ma è troppo facile, ma è troppo facile. Qual era il primo nome di Minecraft? Non me lo ricordo, aspetta. Gioco della grotta? Gioco della grotta, arrampicanti? Gioco della grotta, credo. In inglese c'è scritto Cave Game, ed è vero. Come è stato realizzato il creeper? Ma non lo so, il bug di codifica. Idea casuale e reale, certo, un virus. Credo, raga, un virus, non lo so. Ma che ne so, un bug di codifica. Ma come faccio? Quindi il creeper è un bug? Occhio alla prossima. No, siamo ritornati secondi, cavolo. Ma quanti mob ci sono in Minecraft? 100, credo, negli ultimi aggiornamenti. Lo zombie era solito per far cadere le piume? Lo zombie era solito far cadere le piume. Ma che dove? Cosa vuol dire? Falso, non lo so. Ma come fa a essere vero? Qui hai una domanda gratuita. Sì, questo è spettacolare. Wow, questo è un tro. Ma non ha senso. Sì. Perfetto, Gari! ragazzi, con la nostra risposta completamente a caso, arriviamo secondi. Quali versioni di Minecraft hanno server a partire dal 2017? Edizione tascabile, che sarebbe Bedrock. Sì, perché PS4 no? Non ci ho mai giocato con la PS, quindi non lo so. E ritorniamo terzi a caso. Continuiamo. Qual è il nome della skin predefinita? Jesse, Steve, sì. Cos'è? Oh, ma che cosa vuol dire oh? Che è un disco musicale di Minecraft. Che è un disco musicale. Mamma mia, ragazzi, l'italiano peggio di me. Manu, gattino. Piace, stava in piedi. Gattino? Stava in piedi. Certo, proprio così. Dai, ragazzi, ma con domande a caso arrivo terzo. Non vale. Quale tipo di strumento è più debole? Il legno, credo. Ferro da stiro. Ok, legno. Quale tipo di strumento è più forte? Il ferro da stiro. Diamante. Però qua, ragazzi, non è uscita ancora la netherite. Magari un giorno ci sarà anche la spada di Bedrock. Come si arriva alla fine? Alla fine, sì, all'end. Costruisci un portale di ossidiana. No. Viaggiare alla velocità della luce. Trovare una roccaforte di occhio dell'end. Non puoi. Invece sì che si può. Che ha più salute? Amici, chi ha? Non che ha. Ragazzi, devo aggiustarlo io. Rampicante, voi, io, sì certo. Ender Dragon o Golem di Ferro? Ender Dragon, ovvio. Chi è Jeb? Era la pecora, ragazzi, la pecora. La pecora, creatore. No, coproduttore. No, non è vero. No, è la pecora. Era la pecora, che ne so io. Creatore di Minecraft? No, assolutamente no. Responsabile della squadra personale, un coproduttore. Ma non lo so, ma come faccio a sapere il responsabile della squadra del personale? Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, ma che ne so, poi mi dà anche una faccina. No, siamo scesi nel podio, ragazzi, è una guerra. No, questo qua, ragazzi, mi vuole stracciare di brutto. Ci sono ancora un sacco di domande. Come si chiama costruire un'immagine usando solo blocchi? Arte dei pixel. Esatto. Raga, dobbiamo superarlo sto qua. 10.000 punti è arrivato. No, non deve arrivare così. Che cos'è Herobrine? Una roba che non lo so se esiste ancora o no, ma non l'ho mai capito. L'ultimo boss del gioco, fratello di Notch. Una leggendaria fratello di Jeb. No, fratello di Notch. Boh, che ne so, ragazzi, non lo so. Ma non lo so, ma come faccio a saperlo? Un leggendario personaggio fantasma. Dai, no, sono in turno terzo, io devo arrivare primo. Ci sono, quali blocchi hanno gravità? Ok. Tutti chiaia terra, grassolana, gaia, polvere di cemento. Questo, non darmela sbagliata, perfetto. Quanti tipi di strumenti esistono?
Veloce 5. Non lo so, ma come faccio quanti tipi di strumenti? 4. 5. 5. Ok, meno male. Quanti effetti ci sono su una torta? Eh? Cosa vuol dire? Dobbiamo contare anche i pixel. Non lo so. 6, no, 5? 7? Ma non ho capito niente, non lo so. Ma mi fai scendere dal podio con domande stupide. Ragazzi, 3 domande. Qual è il minerale che dà XP? Tutti, credo. No, non è vero. Ferro, quarzo, carbone. Quarto, quarzi, quarti. Come il carbone? Cosa vuol dire in inglese? Quartz? Ma sì che dà... Sai che dà minerale? Sì, invece che dà XP. Sei tu, creatore del quiz, che non sai niente di Minecraft. Di chi è la pelle? È questa? Zeus? Mattacca? No, Herobrine no. Zeus. Oh, non lo so che cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Oh, ma cosa vuol dire? Ma non vale sta roba, ma non so niente di sta cosa. No, ma mi sta facendo scendere al podio sto qua. Dai, ho una domanda per recuperare il tutto. Vi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tantissimo. No, assolutamente! Non è ancora finita. Ok, basta. Mi sono stancato di queste domande stupide. Ora faccio saltare in aria il PC per il meme. Ok, accendiamo e scappo via per non creparci. E per questo video è finito. Ricordatevi del mio bel mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e condividete il mio con i vostri amici. Per chi ancora non l'ha fatto, entri subito nel mio server Discord che siamo quasi arrivati a 200 e non scherzo. E noi ci possiamo vedere la prossima volta. Ciao ciao!